qual è la più grande paura per chi organizza un evento? Bella questa domanda, perché chi organizza un evento ha il timore e ha la paura che ci possano essere inconvenienti quel giorno, ma soprattutto la paura più grande sono le critiche del giorno dopo. Indubbiamente chi ha degli ospiti vuol fare bella figura, vuol farli star bene, vuole che siano entusiasti, li vuole coccolare e soprattutto vuole che nei giorni successivi al termine dell'evento se ne parli bene. Mo' che mi hai fatto questa domanda, stavo pensando all'evento che è successo la settimana scorsa a San Benedetto del Tronto, quello con gli chef stellati. E so se hai letto, è successo un polverone. Indubbiamente ci sono stati dei gravi problemi organizzativi. Ora, chi ha organizzato l'evento sta già pensando a organizzare il secondo evento, a rifare la seconda edizione. E le frasi che dicono è: con gli errori che abbiamo fatto non li commetteremo più perché sappiamo come risolverli. E un altro pensiero che passa nella mente delle persone è: tanto si dimenticheranno presto. Ma chi ha partecipato all'evento veramente si dimenticherà presto dei disagi che ha ricevuto o degli errori che ci sono stati? Quindi le aziende che partecipano o che creano servizi per gli eventi è fondamentale che abbiano il piano A, il piano B e il piano C. È fondamentale che diano la garanzia del servizio che svolgono, perché la cosa più bella è il post evento, sono le chiacchiere del giorno dopo. Quando sono state fatte delle statistiche, e in queste statistiche spiegano chiaramente che un matrimonio, perché in questo caso parliamo anche di matrimoni, ben realizzato, che ha emozionato tutti gli ospiti, che li ha fatti star bene, che li ha coccolati, verrà paragonato per 14 anni rispetto ad altri matrimoni a cui gli ospiti hanno partecipato. 14 anni. Sì, sono stata quel matrimonio, ma mai come quello a cui ho partecipato, dove mi sono emozionato così tanto. Quindi è fondamentale dare la massima garanzia a chi realizza un evento e farlo stare più tranquillo al massimo, perché gli imprevisti possono succedere. Ma in 30 anni di esperienza che noi abbiamo avuto e che abbiamo lavorando in questo settore, riusciamo a risolvere sempre i problemi che possono sorgere, perché non partiamo con l'idea che dobbiamo fare quell'evento, partiamo con l'idea che se c'è un imprevisto sappiamo già come risolverlo. E questo ci ha fatto vincere. Difatti, se riusciamo a portare la media di 300 eventi l'anno, 300 buffet di frutta o piatti di frutta, a secondo di quello che ci chiedono gli ospiti, vuol dire che ce lo siamo meritati.